la CNA dell'Aquila e di Teramo insieme per lo sviluppo delle zone interne e nel 2018 si avrà la nuova Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Ad annunciarlo il presidente della Camera di Commercio di Teramo e direttore della locale CNA Gloriano Lanciotti nel corso della conferenza stampa che si è svolta all'Aquila per lanciare il nuovo percorso di alleanza tra la CNA teramana e quella del capoluogo di regione. La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che annovera 155 comuni, 618.000 abitanti e 79.474 imprese registrate, avrà un patrimonio di 17 milioni di euro con un attivo circolante di 24 milioni di euro e una dotazione organica di 80 unità lavorative. La razionalizzazione del personale già avviata ha portato ad un risparmio di euro 468.000 annui. Insieme mettiamo numeri grandi e importanti che fanno la differenza in ambito regionale. Speriamo di essere utili alla crescita, soprattutto in due territori che hanno avuto questa grande difficoltà del terremoto, per far ripartire sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista turistico, sia da un punto di vista occupazionale i nostri due rispettivi territori. Il discorso ormai fra l'Aquila e Teramo è un elemento consolidato. Abbiamo fatto un accordo in modello di intesa dal 2014. Oggi ovviamente dopo anche una fase di rodaggio siamo per poter dire che uniti si vince. La nostra unione è quella di dare una risposta immediata all'economia totale, quindi alla piccola e media impresa, fino ad arrivare anche a un discorso di servizi anche sul settore sociale, anche perché la nostra realtà fortemente danneggiata sia al territorio teramano che quella aquilano anche dall'evento sismico del 2009-2016 ha bisogno di punti di riferimento. Punti di riferimento che spesso mancano nelle rappresentanze istituzionali, sia adesso enti locali, provinciali, regionali, qualche tanto. Oggi come oggi noi cerchiamo di sensibilizzare tutto ciò che può essere sensibilizzabile per far sì che ci sia una risposta per quelle che sono le necessità. Ovviamente noi non parliamo solo di difficoltà, ma parliamo anche di imprese che invece possono portare uno sviluppo, e su questo noi affianchiamo sia le difficoltà, ma affianchiamo anche la facilitazione per quelle che già intraprendono un'economia che dà dei segnali positivi. Il direttore della CNA dell'Aquila, Agostino Del Re, ha poi illustrato i dati relativi ai crediti concessi alle imprese artigiane tramite Fidimprese, il Confidi della CNA, per un totale di 553 pratiche avviate nel 2017, di cui 225 all'Aquila e 328 a Teramo, per un importo deliberato di 22.103.000 euro, di cui 11.297.000 erogati e 6.255.000 in corso di istruttoria.